vogliamo prepararci alla festa della mamma di domenica. È una festa bella, delicata, importante, unica. E vogliamo prima parlare un attimo della mamma e delle mamme di Maria. E ci aiuta Rossella in un attimo. Sì, come diciamo ogni bambino si sente sicuro nelle braccia della mamma, appoggiato al cuore della mamma, così anche ognuno di noi, riconoscendosi figlio della madre per eccellenza che il Signore ci ha donato come madre, si sente veramente al sicuro, perché lei è la condottiera invincibile, è più forte di un esercito schierato, ci dice la Scrittura. E quindi possiamo essere sicuri che rifugiati sul suo petto, sul suo cuore, non ci accadrà nulla di male. Bene, ma prima della una preghiera, la benedizione alla Madonna, la preghiera per tutte le mamme, ecco, sento di far parlare una mamma, è che Leonora che si presenta, ci racconta, viene tutta, ci racconta la storia fresca che è successa. Salve a tutti, sono Eleonora e mi sono fatta male cucinando. E, va bene, ho 45 anni, sono sposata con Tiberio da quasi 20 anni, a ottobre facciamo 20 anni di matrimonio e ho 6 figli. Io ringrazio Don Francesco che mi ha invitato. I nomi? Allora, Paolo, Marta, Francesco, Andrea, Marco e Stefano. E sono tanti, ma sono tutti voluti e desiderati. Ecco, quando mi sono sposata, ricordo quel giorno dove il sacerdote mi chiedeva se volevo accettare, ecco, tutti i figli che Dio voleva donarmi. E io a questa risposta ho detto sì, un po' trepidante. Però ho visto come, ecco, il Signore in questi anni, figlio dopo figlio, mi è stato vicino. E ha mantenuto la sua promessa, quella di donarmeli questi figli e soprattutto ha provveduto a lui. E essere madre è una cosa meravigliosa perché Dio, ecco, a noi donne ci fa il dono di sentire nel nostro grembo nascere un uomo, e una persona, un uomo, un essere vivente ed è un'esperienza meravigliosa. Nello stesso tempo, essere madre è anche un'esperienza sofferente, come lo è stata per Maria, perché ecco, questi figli crescono, e però col tempo ho imparato, con tutti i miei limiti, a capire che non sono figli miei, ma sono figli di Dio e quindi se sono venuti alla luce è perché Dio ha un progetto su ognuno di loro. E quindi penso che ecco, quello che può fare ogni madre con l'aiuto di Dio e aiutarli, ecco, a conoscere questo loro padre e a conoscere la missione per cui sono venuti su questa terra. E quindi a introdurli proprio alla conoscenza del proprio papà e della propria mamma che stanno in cielo. Ringraziamo, è un onore che possa guarire subito, perché sennò come si fa senza cucina, Tiberio, i figli. E poi stavo pensando, no? Una cosa che ho letto su una rivista qualche anno fa, ci fu una festa di un ragazzo, no, scusa, di una ragazza che faceva 18 anni. Tutti gli amici, tutte belle, preparate, nel pieno della festa arriva, diceva il giornale, qualcosa di meraviglioso, di rose, ma non uno o due, una caterva di rose, e con un bigliettino in mezzo. Tutti gli amici si fermarono, chissà chi l'ha mandato questo. Chissà chi è lo sposo, chi è il fidanzato, chi è l'amico. E chi ha portato questi fiori, queste rose, è arrivato a sta ragazza. Sapete,
che ha fatto questa ragazza non era stato ordinato da lei. Ha chiamato la mamma e il papà, dice: se io sto qui perché voi mi avete dato la vita. Ecco, invito i figli, dai più piccoli ai più grandi, anche chi ha i genitori anziani, la mamma, il papà, a ringraziare, a benedire, a dire grazie che ci hai dato la vita. Questo è un bel segno, è importante, e questo è senza prezzo. È il segno, il gesto di cui abbiamo bisogno oggi, e poi lo potete fare perché state nelle case. Domenica, festa grande per la mamma e pure per San Giuseppe e papà, che si stanno sempre zitti. E adesso concludiamo con una bella preghiera alla Madonna, riguardo tutte le, al Signore, per tutte le mamme, e la benedizione. Preghiera per le mamme. Signore, prenditi cura di tutte le mamme del mondo. Loro sono una ricchezza incalcolabile per tutta l'umanità. Padre Santo, aiutale affinché abbiano sempre un amore profondo per i loro figli. Dona loro la forza di andare sempre avanti e di fronte alle difficoltà a non mollare mai per il bene della famiglia. Signore, benedicele e proteggile. Benedice anche e proteggi i loro consorti, i papà di tutti i figli. E ora, per intercessione della Vergine Santissima, mamma di tutte le mamme, riempie sempre il loro cuore di gioia, di pazienza e di pace. Amen. E ora la benedizione scenda su tutte voi mamme e su tutta la famiglia che ci sta dietro. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E un applauso a tutte le mamme. Auguri, buon pranzo, buona festa. Quando un bambino si stringe nel cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità.